Sì, cercherò di fare tutto in un quarto d'ora in modo tale che poi possiamo rapidamente andare al coffee break. Secondo me, ecco, mi è piaciuto moltissimo sentire appunto le parole di Alessio, perché sono i percorsi della memoria che sono presenti in tutti noi e a me piace molto insegnare, e insegnare però bisogna anche trasmettere il passato, perché le cose non si ottengono facilmente senza una continua diciamo lavoro che deve essere poi trasmesso ai giovani. Non si ottiene nulla senza fatica, e che se siamo qua in un gruppo, una rete, si è parlato di rete, è perché l'abbiamo costruita in tutti questi anni, e grazie anche all'associazione Anna siamo qui a parlarne. Per cui non è autocelebrativa di tutti noi questa relazione, potrà sembrare, ma è una trasmissione soprattutto ai giovani di quello che è successo in una branca fortemente, come si può dire, limitata in termini di risorse, in termini anche di competenze. Quindi vado avanti perché abbiamo già perso 5 minuti e quindi che cosa dire? Allora, intanto i percorsi della NAD a List, dove nasce in Liguria, poi successivamente a San Martino, poi successivamente nell'ambito della commissione regionale, e poi quello che è successo nella creazione della rete. Quindi gli anni 80. Gli anni 80 vedono fondamentalmente pazienti con problematiche oncologiche che devono essere mandati a casa, e quindi la nostra esperienza, la mia esperienza in particolare, come vedete in questa pubblicazione dell'87, e quanto scrivevo sempre nell'87, la necessità di prevedere la prosecuzione terapeutica e nutrizionale in sede domiciliare, che si accompagna al miglioramento della qualità di vita. Tenete conto che a quell'epoca i pazienti rimanevano ricoverati magari anche 1 o 2 mesi in una struttura ospedaliera. Nasce contemporaneamente, quindi oltre a, diciamo, la nutrizione come concetto nutrizionale artificiale domiciliare, anche un'esperienza nazionale con gli istituti tumori, e questa è un'esperienza della NED, e i costi anche del risparmio della NED valutata in un contesto nazionale, che ha portato a un'evidenza di danni assoluta miglioria dal punto di vista economico dei costi, ma non solo dei costi, anche della qualità di vita. Si va avanti, nascono molte leggi, soprattutto il Piemonte, che è sempre stato per noi un punto di riferimento importante per quanto riguarda la gestione della nutrizione artificiale. Nascono leggi che vengono in qualche modo stigmatizzate soltanto in poche regioni, e successivamente nel Veneto, poi ancora nel Molise, successivamente nascono tutta una serie di normative intorno agli anni dal 1980 al 2000. Fatto sta che adesso, senza elencarvi comunque le delibere, comunque anche la Liguria nel 95, un decreto della giunta regionale identifica la possibilità di mandare a casa i pazienti in nutrizione artificiale. La prima PEG in Liguria, e poi successivamente le gastrostomie di tipo radiologiche. Si parla prevalentemente di nutrizione enterale, ma si va avanti, nasce anche la nutrizione parenterale domiciliare. Noi nasciamo nell'IST con un day hospital oncologico dedicato alla nutrizione parenterale domiciliare, creiamo poi successivamente un centro per la produzione di sacche artificiali, e questo fa sì che i pazienti venissero a portare via appunto le sacche che venivano prodotte in ambito della struttura IST, con tutta una serie di regole necessarie per la miscelazione. Se ne parlerà più tardi. Voglio segnalare l'importanza, che rimane ancora molto bene identificata, della necessità di avere dei centri di produzione con forte, diciamo, identificazione dei percorsi dal punto di vista della sterilità, per cui abbiamo ambienti di primo, di secondo, di terzo e di quarto livello, o camere bianche, dove vengono prodotte sacche in sicurezza totale, mentre a livello, diciamo, dei centri ospedalieri o di altre strutture farmaceutiche si possono avere soltanto dei terzi livelli, che non sono, né non garantiscono totalmente la sterilità delle sacche, sebbene le norme della nostra procedura legale ci consente di effettuarle. Da 2000 in poi la dietetica è quella. La nostra filosofia è stata quella di trasferire al contesto nazionale, al contesto regionale,
tutta la riorganizzazione in termini anche di organizzazione di rete. Quindi nasce la necessità di creare degli spazi, queste sono fantasie che avevamo, che poi si sono concretizzate a livello della farmacia nel trasferimento di una produzione di sacche per l'ospedale e anche per la domiciliare. Nascono percorsi per la nutrizione enterale, ma sempre nel 2001 c'è una grandissima confusione nella gestione della nutrizione enterale e domiciliare del territorio metropolitano ligure, e di fatto l'attuazione della NED vedeva provider esterni, gestione ospedaliera, gestione territoriale, soluzioni miste e così via. Abbiamo inventato un percorso alternativo sulla popolazione, diciamo, di metropolitana, e nasce quindi nel 2001 la sperimentazione San Martino con l'ASL 3, basata su un percorso di condivisione con un'azienda privata, che all'epoca era molto complesso avere questa ipotesi all'interno di una struttura ospedaliera, e la gestione in outsourcing era veramente una fantasia che peraltro si è sviluppata, e questo contratto d'opera è stato sviluppato attraverso un percorso condiviso tra l'azienda ospedaliera San Martino, l'ASL 3 e un'azienda privata. Tutto questo ha fatto sì che il processo assistenziale condiviso con i medici di medicina generale, con l'unità operativa, le cure domiciliari, la società di servizio, all'epoca la Sappio Life, ha dato l'avvio a un percorso particolarmente significativo, guidato naturalmente da tutta una serie di procedure, dall'elaborazione del piano terapeutico, l'attuazione, al monitoraggio, la sospensione, la verifica di qualità, mediate ovviamente da linee guida e da percorsi condivisi dal punto di vista protocollare. Tutto questo ha dato origine, io scorro velocemente sulla manualistica che era stata utilizzata, che ancora adesso è utilizzata, la manualistica per la nutrizione enterale, la gestione delle complicanze, la gestione delle pompe, le schede di avvio della nutrizione artificiale domiciliare enterale, i moduli informativi e quanto di organizzato veniva proposto. Questo ha fatto sì che la NED è stata portata avanti e di fatto l'assistenza nutrizionale al domicilio è stata, a distanza di 2 anni dal suo sviluppo, stato un successo. Naturalmente questo ha portato dalla sperimentazione alla diffusione in un percorso globale di rete. L'esigenza di trasferire questo a livello regionale ha fatto sì che nascesse una commissione regionale. In questa commissione regionale deliberata appunto nel 2003, questo percorso condiviso con tutta una serie di operatori che sono per fortuna ancora presenti, non sono ancora del tutto pensionati, ci ha portato a sviluppare un percorso di coordinamento regionale, l'individuazione di centri di riferimento per bacino di utenza, la definizione delle risorse umane, strumentali e logistiche, basate su macro funzioni che devono essere chiare a livello ospedaliero, a livello di degenza, a livello di day hospital, di ambulatorio, di domicilio e di territorio. A lato di questo, il percorso finale del 2005 della Commissione è stato quello di emanare delle linee guida che concernono i criteri organizzativi, gestionali, di coordinamento delle strutture, che concernono la nutrizione artificiale domiciliare, che concernono i protocolli clinici e ancora i sistemi di qualità. Purtroppo questa commissione ha chiuso con una situazione politica di instabilità, per cui queste linee guida sono rimaste su carta, non sono state attivate perché la giunta è crollata e la commissione si è fermata. Ma nonostante questo siamo andati avanti. La condivisione tra San Martino ha dato origine a un percorso condiviso con l'ASL 3 e quindi la gara per la nutrizione enterale domiciliare è andata avanti in condivisione con la 3, e naturalmente questo contratto ha portato a dei vantaggi che ancora adesso si possono percepire. A lato di questo, la continuità della commissione nata nel 2002 è stata trasferita nel sistema di reti verticali e di reti orizzontali che la Regione Liguria ha sviluppato in quell'epoca, dando origine appunto a una nuova rete che era quella della nutrizione clinica e della dietologia.
Dal 2009 al 2011 sono stati portati avanti di fatto questi obiettivi: la mappatura dei servizi di dietetica, il coordinamento degli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione di situazioni patologiche e la sensibilizzazione alla sorveglianza nutrizionale. Quali sono stati gli esiti? Naturalmente l'identificazione dei servizi sul territorio regionale, a lato di questo l'avvio di gare regionali per la nutrizione artificiale domiciliare, quindi il trasferimento del modello organizzativo genovese al tutto il territorio regionale. Quindi l'obiettivo è l'abbattimento dei costi e il miglioramento gestionale. Nel 2011 quindi nasce la procedura di gara regionale per la NET, questa procedura identifica dei centri prescrittori e dei centri di riferimento, si avviano le procedure di gara. Cosa prevede? Fondamentalmente la gestione di tot pazienti che vedete lì, che sono numerosi, non stiamo parlando di pochi pazienti, si tratta di circa 550 pazienti, parliamo del 2011, referente per il territorio metropolitano Lastra in condivisione con San Martino e con il Gaslini, e quindi l'identificazione di centri prescrittori specifici che sono naturalmente la Imperiese, eccetera, eccetera, fino alla Spezzina. La rete è naturalmente un percorso condivide esperienze, e quindi nel 2012 avviamo tutti insieme degli indirizzi regionali per la gestione della malnutrizione ospedaliera e successivamente implementiamo naturalmente questo nelle varie unità operative, quindi abbiamo avuto la determina regionale e quindi il trasferimento dell'identificazione del rischio nutrizionale anche nelle strutture ospedaliere a tutti i pazienti ricoverati con un indicatore che è l'INR. Gli obiettivi successivi sono ulteriori. Gli obiettivi della rete dal 2014 al 2015 sono quelli dell'allargamento dei criteri di accreditamento nutrizionali non solo negli ospedali ma anche nelle strutture protette, le linee guida per la ristorazione delle strutture di ricovero extra ospedaliere ed ospedaliere, i criteri di valutazione del rischio clinico legato alla malnutrizione e alla disfagia nelle strutture residenziali e ancora un progetto terapeutico riabilitativo. Tutto questo rimane una lettera, non dico morta, ma un po' in stand-by, in quanto le reti di fatto sono state in qualche modo, non dico cancellate, ma un po' silenziate negli ultimi anni. Nonostante ciò, i percorsi della nostra rete regionale hanno dato origine a dei documenti, della modulistica regionale per gli integratori, per razionalizzare l'utilizzo in maniera più sensata degli integratori per via orale, le linee di indirizzo per la nutrizione parenterale domiciliare che poi sono state allegate successivamente alle gare attualmente ongoing nel territorio. Quindi noi crediamo ancora nella forza di questa rete e la forza di questa rete ha dato la via appunto, come dicevo, a queste gare regionali per la nutrizione interale domiciliare sia parenterale che interale. Per quanto riguarda le gare regionali per la nutrizione parenterale domiciliare ce ne sono due in corso, una per la short term e una per la long term, ovvero per i pazienti oncologici da un lato e per i pazienti con insufficienza intestinale cronica benigna dall'altro, quindi patologie neoplastiche da una parte e con identificazione dei centri di riferimento clinici e dei centri prescrittori per tutta la regione Liguria, con il numero di pazienti che come vedete è piuttosto elevato, non si parla di nutrizione long term che invece vede un percorso molto più sofisticato ma di fatto paritetico dal punto di vista della sicurezza per quanto riguarda i pazienti con insufficienza intestinale cronica benigna, per cui di fatto siamo qui oggi, ma non solo per loro, perché come è stato molto messo in evidenza da Alessandra Rivella, la nutrizione artificiale non interessa soltanto l'insufficienza intestinale cronica benigna e quindi la nutrizione artificiale domiciliare non segue pazienti con patologia rara, anzi pazienti con patologia complessa e possibilmente anche oncologica. E per quanto riguarda invece, io non vi sto naturalmente a discutere tutti gli aspetti che sono legati all'addestramento, un punto cruciale comunque è l'addestramento infermieristico che deve essere di altissimo livello, pena l'infezione su tutti i percorsi che vanno dalla produzione fino all'utilizzo, perché se noi non siamo sicuri che
il prodotto sia certo dal punto di vista infettivologico, non siamo sicuri che le linee vengano utilizzate in maniera certa, non possiamo avere minimamente delle certezze di fronte a un giudice che ci può chiamare per un'infezione del paziente. Questo è un punto che la responsabilità nostra impone regolarmente a darci delle regole molto solide e concrete nella valutazione di queste nutrizioni domiciliari. Quindi un nursing estremamente corretto. Per quanto riguarda la gara della nutrizione generale domiciliare, sta andando avanti naturalmente anche in questo caso con la riproduzione di quello che è stato fatto nel passato, e successivamente naturalmente abbiamo anche un aspetto importante, l'identificazione di centri per la prescrizione della teduglutide, di cui poi parleremo in seguito, farmaco di grande rilievo per la gestione del paziente con insufficienza intestinale cronica benigna, quindi identificazione di un unico centro prescrittore per teduglutide attraverso una scheda prescrittiva, un percorso molto complesso che vede naturalmente la necessità di avere un unico centro. Tutto questo grazie anche, ma soprattutto, all'Associazione dei Malati. Ricordo che nasce nel 2008, abbiamo creato questa sigla, mi ricordo, con Alessandra, che è stata presentata durante il Congresso Nazionale Acqua 2008 a Genova. All'epoca c'erano 2.000 persone in quel congresso. Nel 2014 abbiamo sviluppato la giornata dedicata al paziente in nutrizione artificiale e oggi finalmente lo sportello a distanza esatta di 18 anni. Quindi percorsi della memoria, credo che sia stato necessario che tutti quanti abbiate un'idea di quanto è stato faticoso, di quanto si realizza tutto grazie a una rete, è stato detto prima, la rete significa non solo amici, ma significa anche persone che lavorano insieme a noi per raggiungere un obiettivo, e speriamo di andarcene in pensione con aver messo a posto completamente tutto questo aspetto. Grazie per l'attenzione, ci vediamo. Quindi siamo nell'argomento top dell'area nutrizione artificiale, che identifica, come è stato ribadito, il problema dei pazienti che a lungo termine devono andare incontro a nutrizione artificiale, e quindi a nutrizione artificiale anche domiciliare a lungo termine. Parliamo dell'insufficienza intestinale cronica benigna, quindi è una malattia rara, anche se non è ancora ben identificata come malattia rara, perché di fatto non è ereditaria, è una condizione conseguente a tutta una serie di problematiche che investono l'assorbimento, quindi è un malassorbimento o maldigestione indotta di fatto da tutta una serie di problematiche che vedono principalmente nell'ischemia, nella chirurgia, nella terapia, nella radioterapia, nell'ischemia o nel morbo di Crohn, nelle restrizioni importanti intestinali, una riduzione di questo assorbimento di macronutrienti, acqua, elettroliti, e quindi tutto ciò porta alla necessità di una supplementazione endovenosa. È diciamo la più rara delle insufficienze d'organo, viene definita benigna in quanto viene separata dalle malattie neoplastiche, interessa una prevalenza di 5-20 casi per milione ed è stata inclusa recentemente nella lista Orphanet. Questo è un punto importante, sebbene, come dicevo, in Italia purtroppo anche lì a breve di ritardo e non è dappertutto identificata come malattia rara. Ci sono varie classificazioni funzionali, fisiopatologica, clinica e anatomica. Come dicevo, dal punto di vista eziologico, la causa più comune, più frequente è l'infarto mesenterico, che identifica soprattutto soggetti di età più elevata, ma viene subito dopo la malattia di Crohn, la enterite da radiazioni, le complicanze post-chirurgiche, il volvo, quando il volvo si devolvola e molto spesso dà in occasione di ischemia, abbiamo una situazione importante, traumi, poliposi familiari, e poi abbiamo tutte le forme, infantili, di cui poi parlerà il professor Ganduglia.
La classificazione è importante dal punto di vista anatomico perché ci troviamo di fronte fondamentalmente a tre situazioni che abbiamo, è necessario avere molto ben presente. L'anastomosi di Giulio ideale, quindi che normalmente non crea grandi problemi e che si può raggiungere dopo un successivo intervento, per cui spesso e volentieri il paziente può essere anche, diciamo, post-chirurgico non anastomizzato, l'anastomosi di Giulio duodeno-colica, che è una graduale riduzione della nutrizione, e l'assorbimento può migliorare e di adattarsi. E poi abbiamo la più grave, che è la digiunostomia, che porta naturalmente a grave perdita di fluidi e naturalmente in questo caso la capacità di assorbimento è fortemente ridotta. La caratteristica dell'intestino è che l'intestino è in grado di adattarsi, si adatta per vari meccanismi di tipo fisiopatologici, meccanismi di tipo strutturale, meccanismi funzionali, grazie al rallentamento del transito, grazie all'iperplasia funzionale. Tutto questo è un fenomeno che si verifica nei primi 2 anni della riduzione della, diciamo, della quantità dell'intestino. Sapete che come un campo da tennis di fatto, come superficie assorbente, quindi se questo campo da tennis diventa una sala da pranzo, evidentemente la capacità assorbitiva si riduce, ma questa sala da pranzo si estende, anche il colon stesso, i colonociti tendono a modificarsi. Se andate a vedere poi le lastre, che so, di intestini molto short, abbiamo un caso purtroppo deceduto 3 anni fa, un paziente aveva solo duodeno e questo duodeno anastomizzato a livello del colon aveva raggiunto una superficie, una dimensione incredibile, sebbene il paziente fosse ancora in funzione artificiale. Ora, la reversibilità dell'insufficienza intestinale, quindi, diciamo che si può osservare a distanza di 2 anni, quindi nel 20%, 50% degli adulti, a seconda appunto delle caratteristiche che abbiamo visto prima. Quando abbiamo visto la seconda tipologia, questa seconda tipologia varia perché l'intestino, i chirurghi che non sono presenti, ce n'è solo uno, credo, di chirurgo che è un mio collaboratore, e che sa quanto l'intestino può essere seccato, per cui abbiamo intestini di 60, 90, 150 residui al di là del traits. E questo è un punto importante perché questo intestino, se è sotto i 150, incomincia a diventare problematico. L'altro aspetto importante è avere molto chiaro e preciso le sedi di assorbimento. Duodeno e il digiuno prossimale assorbono quasi tutto, io non vorrei dilungarmi troppo, però è importante ricordarci che quando non c'è più l'ileo distale il paziente non assorbe più vitamina B12 e poi è fortemente handicappata l'assorbimento degli sali biliari, perché il circolo enteropatico dei sali biliari è attraverso l'ilio. Manca l'ilio, non si assorbono i sali biliari, il paziente ha una diarrea da sali biliari che deve essere in qualche modo tamponata con dei leganti sali biliari. Ma naturalmente tutto l'aspetto importante, soprattutto della dinamica assorbitiva dell'acqua, del potassio, è quella del colon. Quindi nel momento in cui il paziente ha una stomia, evidentemente non è in grado di assorbire. Quindi questo è un punto cruciale nella gestione, soprattutto idroenidrolitica del paziente. E così via, senza entrare troppo in merito alle considerazioni. Quindi malassorbimento da una parte, squilibrio elettrolitico, ovviamente il paziente che va avanti perde massa magra, perde massa grassa, perde, quindi diventa malnutrito. L'altro aspetto fortemente invalidante è la diarrea per varie cause, evidentemente, non che può essere steatorrea o semplicemente diarrea prevalentemente colica, quindi prevalentemente idrica o altro. Quindi tutta una serie di complicanze che poi sono correlate per altre problematiche con la gestione stessa. Quindi carenza di nutrienti, carenza di vitamine, in particolare liposolubili e così via, la vitamina B12, soprattutto quando abbiamo una resezione dell'ilio e così via. Vado veloce perché sono 800 di residui. Naturalmente tutto questo è influenzato anche dagli enterormoni che in realtà sono neuropeptidi, ognuno di questi ha la capacità di modulare poi l'assorbimento e soprattutto anche il transito. Il VIP, il vasoactive intestinal peptide, è uno dei più importanti insieme con la neurotensina nel contesto appunto della
sì, della velocità di transito, però ricordo, e vedremo poi successivamente, il glucagon-like peptide, che è molto importante come fattore di crescita intestinale. Ci sono fondamentalmente, soprattutto nel momento in cui il paziente è resseccato, quindi ho avuto un'ischemia intestinale, ho avuto un'importante resezione, delle fasi di evoluzione post-operatoria. Non sempre è così, perché ad esempio un paziente con altra tipologia, un'enterite da raggi, evidentemente non ha un comportamento acuto di adattamento o di mantenimento. Nella tipologia post-operatoria c'è una fase acuta in cui soprattutto è la gestione prevalentemente idroelettrolitica la più importante, la fase di adattamento che dura 1 o 2 anni, naturalmente insieme con tutta una serie di procedure terapeutiche che andremo a vedere, e poi la fase di mantenimento che è la più, diciamo, gestione domiciliare e quindi di tipo ambulatoriale. La mortalità è elevata, la probabilità di sopravvivenza per un adulto è 83% a un anno, 78 a 3 anni, 62 a 5, 56 a 10. Tutto questo naturalmente dipende anche un pochino dalle problematiche connesse con la gestione, e quindi sulla gestione bisogna essere molto rigorosi. Esistono delle linee guida, io di fatto passerò un po' a volo d'uccello su linee guida che peraltro potete trovare sulle linee guida dell'ESPEN, sulla insufficienza intestinale cronica benigna. Un punto cruciale comunque è l'identificazione di centri specializzati. Centri specializzati che non abbiano soltanto una capacità gestionale, ma che hanno anche le capacità strumentali, che siano dotate di area angiografica, la necessità appunto di effettuare analisi. Ed è sempre più complesso identificare questo, perché sapete che l'esame, ad esempio, quantitativo delle feci in Italia non lo fa nessuno. Bisogna mandare ad esempio avere una quantificazione dei lipidi, glucidi, proteine, azoto e di sodio e potassio nelle feci, bisogna mandarlo in Francia. Questo è un punto, un buco nero, perché alcuni centri sono in grado di valutare i lipidi, come a Bologna, altri non sono più in grado di valutare quasi nulla, neanche a Torino. Quindi è un punto che bisogna, che credo che sia necessario che le associazioni battano fortemente. Quindi mantenimento e nutrizione adeguata, integrazione con supplementazioni nutrizionali, minimizzazione delle perdite d'organo. Personalizzazione, questa è fondamentale. La nutrizione va personalizzata perché avete visto che non è una malattia, è una sindrome, e quindi è un'assoluta diversificazione di situazioni cliniche che vanno individualizzate, e l'individualizzazione naturalmente si deve associare anche con una dieta che, per forza di cose, ne parleremo successivamente, deve essere standardizzata su un intestino residuo corto, quindi con una dieta priva di scorie, priva di lattosio o elevata come apporti. Questo è un punto cruciale, soprattutto quando esistono ipersecretori o iposecretori, quando appunto l'intestino residuo, al di là del traits, è superiore o inferiore a 100 centimetri, perché si parla di ipersecretori, quindi che difficilmente vengono compensati quando abbiamo la necessità di dare costantemente sodio, perché non sono in grado di riassorbirlo, oppure iposecretori, quando invece il sodio non viene perduto. Questo è un aspetto che comunque è posticipatorio all'intervento e si adatta nel giro di alcuni mesi. L'altro aspetto importante è nella resezione di stallo, l'ho citato prima, la necessità di integrare appunto di sali, di vitamina B12 e di leganti, seri biliari. L'altro aspetto è fondamentale, il supporto parenterale. Non c'è verso, questi pazienti, soprattutto quelli appunto in cui la resezione inferiore a 150 cm implica la necessità di una terapia parenterale. L'intestino corto quindi, per forza di cose, deve essere seguito nella maniera più rigorosa possibile per evitare in primis la deidratazione, perché è una delle cause principali poi di mortalità a lungo, insieme con infezioni legate all'insufficienza renale, perché il problema che grava su questo oltre altre è quella dell'insufficienza renale. Quindi un assoluto controllo dei liquidi, l'equilibrio acido-base, non sono necessari altri nutrienti secondo le linee guida, quindi di fatto non servono una serie di sostanze come possono essere glutamina, cisteina, autolina,
L'altro aspetto importante da ricordarci è che è possibile una contaminazione batterica del tenue, questa contaminazione può portare acidosi lattica, questa acidosi lattica va trattata con un'antibiotico terapia mirata e con l'utilizzo eventuale anche di probiotici, e quindi questo va affrontato almeno a distanza di due mesi, uno o due mesi, bisogna fare una terapia mirata antibiotico-intestinale. Le complicanze a lungo termine sono dipendenti dalla parenterale, dipendenti dalla short bowel syndrome, dipendenti sia da una che dall'altra, quindi gravano su di noi. Uno punto cruciale è la prevenzione delle infezioni da catetere, e questo implica delle linee guida rigorose, ne parleremo poi dopo, quindi la gestione dei cateteri, la scelta dei cateteri, l'utilizzo di cateteri che non implichino una forte variazione, come ad esempio la scelta di cateteri che, come ad esempio il port, possono essere controindicati per la gestione perché sono più facilmente a rischio, però anche in questo caso devono essere modulate le scelte a seconda dell'età del paziente. A seconda, ad esempio, abbiamo una paziente adesso che è appena stata dimessa, che ha 30 anni, con un bimbo di un anno, e che evidentemente abbiamo scelto un port, sebbene sia più indicato un Hickman, perché questa paziente potrebbe avere più facilmente una più libertà di campo per poche ore al giorno, in modo tale da stare col proprio figlio, per dire. L'altro aspetto importante è la prevenzione della trombosi e dell'occlusione, quindi un controllo rigoroso, e anche su questo bisogna stare attenti alle linee guida che suggeriscono l'utilizzo di un flushing con salina, di utilizzare eventualmente in caso dei fibrinolitici nelle occlusioni acute, e sottolineo l'importanza di questo nuovo, chiamiamolo, disinfettante, che è la taurolidina, che consente e garantisce un minor rischio infettivologico in questi pazienti. Un punto cruciale è la qualità di vita, e quindi sulla qualità di vita evidentemente la parenterale influenza nettamente. Avete sentito la storia appunto di Alessio, quindi la qualità di vita legata alla nutrizione artificiale può essere veramente ridotta. L'altro aspetto importante è legato alle complicanze, complicanze prevalentemente epatiche, complicanze sull'osso, complicanze renali. Non sto a elencarvele, vi dico semplicemente che allunga la complicanza epatica, e quindi l'esclusione dell'assorbimento attraverso la via portale in buona parte dei nutrienti, insieme con la possibilità di avere infezioni eccetera, può portare a una progressiva decadimento della funzione epatica, che può essere anche una delle cause principali di morte del soggetto, e la necessità anche del trapianto fegato intestino. L'altro aspetto importante appunto è il rischio di calcolosi, e quindi spesso e volentieri la policistectomia può essere utilizzata in senso preventivo o non preventivo, perché questo si forma, e allo stesso modo un problema a lungo termine è il bilancio del calcio, quindi il rigoroso controllo del calcio, fosforo, magnesio, ma non solo, dei livelli di paratormone che ci consentono di capire anche se la vitamina D poi funziona oppure no. Vado veloce. E così via. Quindi questo è un punto importante: paratormone, vitamina D, e quindi attenzione alla carenza, e quindi necessità di integrazione. Disfunzioni renali purtroppo possono avvenire, venivano soprattutto in passato per contaminazione da alluminio delle sacche, e quindi diciamo adesso un pochino più, diciamo, meno grave. Tenete conto che questi episodi, che si possono correlare con infezioni intercorrenti, con un episodio in cui il paziente per un'infezione del catetere deve sospendere la nutrizione parenterale, portano purtroppo, qui ne abbiamo una che ha avuto recentemente un problemino di riduzione dell'intake, evidentemente ha un rischio che va mantenuto quantomeno con un costante apporto idroelettrolitico anche a livello parenterale o non parenterale. Calcoli renali, l'aspetto dello salato, anche in questo caso diete ricche di calcio possono in qualche modo controbattere lo salato, perché il calcio si lega allo salato, dallo salato di calcio che viene eliminato, o anche il citrato ancora meglio, perché in questo caso può eliminare lo salato.
criticità sulla qualità di vita legate quindi alla malattia di base, alle procedure necessarie alla realizzazione del trattamento, compare depressione che può essere associata a episodi intercorrenti, però compare una depressione che va anche considerata. Quindi tutto questo porta alla necessità di cercare delle soluzioni alternative, quindi la frequenza delle infusioni è un punto importante, più riduciamo la frequenza delle infusioni, più evidentemente c'è spazio libero per la qualità di vita. E quindi diciamo il numero delle infusioni alla settimana che peggiora la qualità di vita, per cui anche avere 2 giorni a settimana di libertà sono un grande successo terapeutico. Quindi anche le pompe, la portabilità delle pompe, la riduzione dei trattamenti durante il giorno e quindi il passaggio durante la notte, e questo è quello che avviene in una survey europea: 67% dei soggetti hanno 7 infusioni settimanali. E comunque queste sicuramente incidono fortemente sulla qualità di vita. Noi abbiamo un 35% dei nostri pazienti, in questo momento abbiamo 9 in trattamento. Trapianto di intestino, un flash sul trapianto di intestino. Evidentemente il trapianto di intestino rappresenta una soluzione interessante, nel passato è stato identificato come una delle soluzioni migliori, ancora adesso non abbiamo avuto delle enormi soddisfazioni dal trapianto di intestino. L'indicazione è sicuramente associato quando l'insufficienza intestinale si associa a complicanze in grado di mettere a rischio la vita. Andremo a vedere quali sono, naturalmente va ponderato caso per caso. Le indicazioni sono la patologia epatica severa, la splenomegalia, trombocitopenia, le trombosi, perché quando abbiamo l'eliminazione di accessi venosi, non sappiamo dove mettere più un accesso venoso, questo diventa un'indicazione importante al trapianto. Il problema è non arrivare però al fatto che non ci sono più accessi venosi, questo è un discorso che i chirurghi ci pongono. Le sepsi frequenti della linea centrale, gli episodi di deidratazione frequenti, tutto questo è concretizzato in questa tabella, quindi fondamentalmente da un lato il fallimento della nutrizione parenterale domiciliare con l'epatopatia, la perdita degli accessi, la sepsi grave, vado un po' veloce, scusatemi, ma l'elevato rischio invece è legato a situazioni invece endogene come il desmoide, le patologie congenite che interessano soprattutto l'area di tipo pediatrica. I fattori correlati con la sopravvivenza post-trapianto sono l'età giovanile, quindi prima si fa meglio è, i domiciliari rispetto agli ospedalizzati, e l'esperienza del centro trapiantato. Noi ne abbiamo 2 in Italia, Modena e Bologna, quindi fondamentalmente 2 centri. E questo nel tempo si è ridotto, la mortalità si è ridotta, ma è sempre piuttosto elevata, a 5 anni è del 50%, non è cambiata tantissimo, un po' come tirare la moneta, non è proprio il massimo, certamente prima di andare in autostrada, se tiriamo la moneta abbiamo un 10% di possibilità di avere un incidente, in questo caso abbiamo un 50%. Perché il trapianto di intestino? Quindi aumenta la possibilità di sopravvivenza, è condizionata dalla appropriatezza, dalla tempestività, ed è condizionato da 2 momenti, identificare il paziente. E lì è una scelta veramente faticosa, perché teoricamente il paziente ideale dovrebbe essere un paziente non a rischio, però abbiamo sempre quel 50% a 5 anni che ci frena un pochino. Quindi la tempestività è sempre condizionata. Non credo che ci sia una risposta esatta, anche se possiamo essere rigorosi su questo. Quando fare il trapianto, se andiamo a vedere la curva di sopravvivenza dei candidati non trapiantati rispetto ai candidati trapiantati, dobbiamo dire che il trapianto in questo caso gioca un fattore favorevole, perché di fatto quelli con insufficienza epatica grave, complicanze gravi del catetere venoso hanno una mortalità più elevata rispetto a chi invece fa il trapianto prima. Quindi diciamo che l'ideale sarebbe proprio scegliere il paziente proprio in funzione del rischio elevato determinato soprattutto dall'epatopatia e dal rischio di infezioni e dal rischio di non avere più accessi venosi. Ricordiamoci che però il 25% dei soggetti dopo trapianto necessita ancora di nutrizione artificiale. Terapie alternative, credo che sia importante sottolineare la presenza, almeno alcuni anni e soprattutto da giugno, di
questo farmaco, analogo ricombinante del GLP-2, che è la teduglutide, in cui fondamentalmente per evitare che i DPP-4 lo eliminino nel giro di pochi minuti, è stato modificato rispetto al GLP-2 endogeno con la modifica sostanziale di un aminoacido in posizione 2, che fa sì, come nel GLP-1, liraglutide, eccetera, abbiamo avuto la stessa cosa nel trattamento del diabete e dell'obesità, in questo caso il GLP-2 ha una caratteristica di essere una sostanza, un ormone, che vive per almeno a un'emivita di 12 ore e quindi promuove la crescita della mucosa, riduce la motilità gastrica, aumenta il flusso sanguigno mesenterico. Questo è un punto importante, è una terapia mirata che è approvato per il trattamento della short bowel syndrome in pazienti di età superiore all'anno che sono risultati stabili dopo un periodo di adattamento intestinale post-chirurgico, quindi bisogna aspettare almeno un anno e mezzo per identificare il paziente a questo tipo di trattamento. Naturalmente bisogna ottimizzare e stabilizzare i fluidi prima di iniziare il trattamento. Le linee guida dicono che è necessario informare il paziente, che bisogna fare la teduglutide come prima scelta, valutare l'efficacia, naturalmente tutto questo in un contesto di centri di riferimento. È un trattamento complesso, i pazienti devono essere fortemente monitorati per l'intake e per le uscite, naturalmente, di liquidi, e questo è un punto importante, che ci consente anche di verificare l'efficacia, perché se non monitorizziamo i liquidi non siamo in grado di valutarne l'efficacia. Evidence-based, l'esperienza nostra nel tempo, che poi è stata quella di trattamenti da numerosi anni, ha portato attualmente all'utilizzo di teduglutide che di fatto è stata riconosciuta come un farmaco che, come Regione Liguria, siamo in grado, come struttura responsabile, di essere somministrato. Per quanto riguarda la prevalenza dei casi nella nostra casistica dal 2004 in poi, viaggiano su livelli, come vedete adesso, di circa 9 casi, con una prevalenza più elevata, evidentemente, dei nuovi casi, che sono sempre limitati. E di fatto la nostra esperienza vede il 28% di soggetti post chirurgia per neoplasie, sindrome delenziale 24, volvo, abbiamo avuto un'epidemia di volvo nell'ultimo periodo, quindi abbiamo il 24% anche se piuttosto rara, e malattia di Crohn e sindrome delenziale. E questo è tutto, io ringrazio in nome dei miei collaboratori della mia